Oggi fa particolarmente freddo e sapete bene che quando fa freddo comunque i lavori rallentano, quindi ci occupiamo più dei macchinari in vista della bella stagione, quindi facciamo un po' di tagliandi, manutenzioni, eccetera. Oggi toccherà al cippatore. Non ve l'ho mai fatto vedere in un video, però comunque oggi facciamo il cambio dell'olio e vi faccio vedere un po' come farlo, perché farlo, quali sono le tecniche giuste, un po' di cose. Vi faccio vedere un po' la situazione. Questo è il cippatore biotrituratore che ho preso su AgriEuro l'anno scorso. Avevo girato un video, poi non si sa dove, non l'ho pubblicato, comunque non si sa dove è andato a finire, però, o meglio le clip. Comunque, cippatore della Blackstone, modello GBK700L, cippa rami fino a 7 cm. Quindi diciamo un buon diametro e niente, quindi questo è quanto. Adesso qui ci va un altro pezzo, qui lo metto sempre qui, la bocca dove spara tutto il cippato, quindi per intenderci questa parte qui va qua. Però ora è comunque buona norma cambiare l'olio di questi attrezzi a scoppio o almeno ogni, diciamo, 20-25 ore, a volte anche un po' di più, o comunque una volta a stagione. Quindi lo usiamo una stagione, prima dell'inizio della stagione successiva di utilizzo, comunque cambiamo l'olio, facciamo in pratica una revisione. Siccome per cambiare l'olio qui è un po' un casino, gli spazi comunque sono stretti, vi faccio vedere un po'. Vado ora a smontare la tramoggia, ma prima scollego il filo del dispositivo di sicurezza. Infatti qui troviamo una maniglia che, se premuta, ci ferma la macchina in caso di emergenza, quindi questa è una sicurezza in più che comunque su un macchinario del genere è importante avere. Quindi scolleghiamo il filo. Ok, andiamo a svitare i bulloni e le viti che tengono la tramoggia al suo posto. Sono 4, 6 e andiamo a toglierle. Come potete vedere qui, la vite per lo scarico dell'olio è accessibile e muovendo il rotore, diciamo che diamo anche una guardata ai coltelli. Direi che questi ancora un po' possono fare, possono stare su. Quindi va bene.
questo va bene. Anche questo va bene. Adesso lasciate stare che è sporco comunque. Va bene. E niente, cambiamo l'olio. Quindi svitiamo questo. E niente. Avvicinato un pochino l'inquadratura in modo tale che comunque vediate bene. Apriamo il flaconcino dell'olio nuovo e lo versiamo dentro. Grazie anche l'aiuto magari di un imbuto. Un'ultima stretta a questa vite qui e possiamo rimontare la tramoggia. Ora questa operazione qui non ve la faccio vedere, che comunque è l'esatto opposto dello smontaggio, quello che ho fatto prima, e poi magari facciamo un'accensione e vi dico due parole su questa macchina, come mi sono trovato, quanto sono riuscito a cippare, un po' di informazioni. Andiamo. Ora che abbiamo stretto bene tutte le varie viti, dadi, bolloni, eccetera, fissato la tramoggia, vi voglio fare, diciamo, una panoramica di tutta la macchina. Vi dico un po' le caratteristiche, non quelle tecniche, comunque se volete la scheda tecnica di questo modello la trovate comunque sul sito di AgriEuro. E vi dico magari anche due parole su come mi sono trovato, pregi, secondo me, i difetti e un po' il resto. Ora la macchina si presenta grosso modo così: cippatore, corpo motore, abbiamo un comodissimo, secondo me, carrellino per poterlo portare tranquillamente su ruote, quindi anche su, magari per fare brevi tragitti, è molto molto comodo. Devo dire che è molto bilanciato quando si trasporta, quindi anche tutto il peso, che comunque è concentrato principalmente sulla tramoggia, che questa pesa, e sul motore, quindi scarica molto molto bene sulle ruote. E poi abbiamo comunque tutto il diciamo la bocca di scarico che può essere regolata in questa direzione con questi fermi e può girare sia a destra che a sinistra, non ha movimento rotante ma comunque si può direzionare, molto molto comodo. Motore classico, diciamo 200 di cilindrata, adesso non so, mi sembra un 7 cavalli, però non entro magari nello specifico. Sì, comunque mi sembra un 7 cavalli, un Longin. Comunque sì, con tutte le varie sicurezze, quindi tastino on off la cinghia, e ora lo accendiamo per vedere se funziona e farlo un pochino girare in modo tale che l'olio entra in circolo. La tramoggia comunque è, devo dire, abbastanza ben fatta, buon materiale, tubolare, lamiera abbastanza così spessa. Inoltre, come vi dicevo prima, ha comunque la sicurezza, quindi quando uno magari arriva qui, spinge, qui sotto abbiamo un dispositivo di sicurezza che ci fa spegnere la macchina.
basta fare così. Qui c'è una questa cosa e quindi riparte. Magari sarebbe stato, secondo me, molto più comodo i tastini quelli rossi, però comunque ce l'abbiamo, funziona bene, ottimo. È molto molto comoda poi la cassetta degli attrezzi qui sotto, che comunque viene data in dotazione perché magari si tiene, come ho fatto io, l'olio, un po' di chiavi per la manutenzione, un po' di magari viti di ricambio, le cinghie di ricambio che comunque sono qui dentro. E più o meno questa è la macchina. Come avete potuto vedere, qui troviamo queste protezioni e laggiù ci sono comunque i coltelli. Ora proviamo ad accenderla, farla girare un pochino e questo è tutto. Ora, per fare le conclusioni, sono venuto qui al caldo perché di fuori è veramente freddo. Comunque, come avete visto, in questo periodo si fanno principalmente questo genere di lavori, quindi manutenzione, filatura delle lame, delle catene delle motoseghe, revisioni, cambi olio, dei raserba, dei motozappe, un po' di questi attrezzi qui. Ora, proprio due parole sulla... eccoti un'altra volta. Dai, scendi, su, che qui non puoi stare. Diciamo proprio due parole su come mi sono trovato con questa macchina, ovvero mi sono trovato bene, abbastanza bene. Comunque sono riuscito a cippare delle quantità di ramagli abbastanza importanti, delle dimensioni secondo me più che adeguate. Inoltre l'unica pecca di questo tipo di cipatore biotrituratore è che non ha diciamo le lame adatte per cippare il verde, quindi le foglie, perché non ha comunque i martelli che spezzano, ma sul legno secco, quindi senza foglie, va che una meraviglia. E quindi questo è quanto. È un macchinario che comunque può fare veramente veramente comodo a delle persone che comunque si lavorano all'interno del mondo del giardinaggio, manutenzione del verde, quindi ci leva veramente veramente tanto lavoro. Io direi che per questa volta è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video. Come sapete, se avete delle domande da fare, comunque ci sono i commenti, quindi vi aspetto laggiù. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Oh, Madonna, cattivo sei. Okay.